questi umori sulla conferma di Spalletti, le conferme dei calciatori, è tutto tranquillo, secondo voi dobbiamo aspettarci qualche sorpresa? C'è Questo qualcuno? Spalletti sempre allusivo, criptico. Infatti. Per Napoli non sarà mai una piazza tranquilla. Quindi Ma tu che facciamo dici? questa Dobbiamo premessa. aspettarci qualche sorpresa o... Guarda, su Spalletti no, Qualcuno dice perché... ancora che c'è la possibilità che gli manca Giuntoli ancora. No, No. credo che Giuntoli sia ormai destinato alla Juventus. Giunto l'ha già Spalletti invece firmato, penso, sono convinto che resti a Napoli anche nella prossima stagione. C'è stato recentemente un incontro chiarificatore tra i due. Tra l'altro, secondo me, De Laurentiis ha sbagliato modi e tempi, diciamo. Lui aveva l'opzione unilaterale per la conferma del tecnico, l'ha esercitata senza consultare l'allenatore. È, diciamo, un gesto che poteva fare, però, diciamo, non è stato elegantissimo, diciamo così. Tu parla prima con Spalletti e poi magari eserciti questo tuo sacrosanto diritto. Però comunque i due si sono incontrati in un noto ristorante di Napoli, andranno avanti in questa stagione. Giuntoli non era presente, tra le altre cose, all'incontro. Ciò significa un'ulteriore prova che ormai Chi vive andrà a da sempre Napoli? in casa con Napoli. Non ho capito, Accadi? scusa. Ma... Chi andrà a Napoli a fare il DS? Quella Dicono dell'Empoli, mi pare. Icardi dell'Empoli, però c'è Ah. pure una soluzione interna, Polito del Bari, anche se il Bari è lotta per la Serie A, è un po' più, Sono sarebbe una due cosa in categorie famiglia. diverse. Rischi di bruciarti, secondo me. Perché Ma io Napoli non penso è... che Napoli è bella tosta. De Laurentiis non è Poi... nuovo a queste Ma dopo cose, che, diciamo. sì, ma poi dopo che vinci lo scudetto, chiaramente si aspettano una continuità di risultati. Non, Assolutamente sì. Infatti poi che De Laurentiis lascia andare Giuntoli alla Juventus, per me, conoscendo anche il personaggio, perché sì, c'è stato il caso Higuaín, però Higuaín aveva una clausola risolutiva che poi la Juventus ha esercitato. Lasciarlo andare così alla Juve, non lo so. Io Però credo... Francesco, la Juve è sempre la Juve, ma a prescindere, No, cioè, ma ci ripetiamo. io fossi in Giuntoli andrei alla Juventus, perché lì ha tutto da guadagnare e poco da perdere. A Napoli ha tutto da perdere, perché dopo aver Ma vinto lo scudetto... quanto prenderà di più? Quando prenderà di più alla Juve? No, ma non credo sia un No, discorso non è una economico, questione di anche perché Giuntoli è valore. uno dei più pagati in Italia. Però la Juventus potrebbe fare bene, anche perché ha tutto da guadagnare. Lì potrebbe intraprendere un ciclo vincente. A Napoli, se non vinci lo scudetto il prossimo anno, dicono che hai fallito. E Napoli comunque è una società che ha vinto 3 scudetti in tutta la sua storia. Bisogna anche tenere un po' i piedi per terra. Napoli è come Roma, per certi aspetti, un po' eccessiva in tante cose. E capisco Giuntoli e avrei capito anche Spalletti se avesse deciso di lasciare. In questo momento andare da vincitore fa più comodo, diciamo così, sarà Certo. difficile, sarà molto complicato ripetersi nella prossima stagione.